al Modena Play 2017. Venghino, signori! No, bene. Buonasera. Cos'è che devo dire? Che abbiamo tre aree? Abbiamo tre aree qua al Play. Cosa stai facendo col microfono? Stai fermo. Abbiamo l'area qua nella padiglione nel B. Che è l'area? La Family Arena. Di là invece nell'area A abbiamo il padiglione più grosso, più importante, dove abbiamo tutti i nostri giochi, sostanzialmente lo shop e la dimostrazione dei giochi un po' più difficili, tipo Arkham Horror. Ah, perché è difficile Arkham Horror? Perché? Sì. Non è difficile Arkham. Le case della follia. Brava. E poi? Time Stories. Bravissimo. E basta. Century? Century, abbiamo 24 tavoli dimostrativi. 24 tavoli dimostrativi con un dimostratore per tavolo, tutti veramente bravissimi. Anche una terza area in realtà, che è la zona tornei sopra il piano superiore. Questo è il nostro terzo torneo di oggi, o meglio il secondo torneo ufficiale, quello di Destiny, che è con 42 persone. Ieri abbiamo fatto un torneo galattico di assalto imperiale con 16 persone e il nostro evento di anteprima di Destiny, che ha superato di gran lunga le aspettative. Siamo riusciti a mettere a sedere 72 persone, purtroppo alcune non sono riuscite ad essere accontentate, non ci aspettavamo davvero tutta questa affluenza. Oggi sta andando molto bene, ci sono 42 giocatori, sta per finire il primo round di Svizzera, ne mancano ancora 7, al termine dei quali tutti i giocatori potranno scegliere la collezione dei risvegli, potranno scegliere una carta ciascuno. È un bel premio, molto ambito, anche perché permette a tutti quelli a cui manca una carta in particolare di rimettersi in pari con la collezione, in attesa dell'uscita di Spirito della Ribellione, che secondo noi dovrebbe essere nei negozi nei primi giorni di maggio. Aspettiamo tutti i giorni. Quest'anno abbiamo fatto le cose in grande, le proviamo a fare sempre più in grande, soprattutto lo stand, non è a due piani, manca poco però. Come potete vedere lo stand è bellissimo. Siamo stati pieni da stamattina, non era neanche le 9 e la gente correva. Allora, quest'anno tra le novità che abbiamo portato, beh, c'è stato Century, copie in anteprima, spazzolate via letteralmente nel giro di minuti. Siamo qui con Emerson, come avete visto dal super bannerone, il creatore di Century, e tra l'altro devo dire che questo, il suo gioco Century è stato un successo incredibile. Solo nella giornata di ieri, nella giornata di sabato, sono state vendute 80 copie entro le 9.17 della mattina. Quindi sono veramente molto molto contenta. Abbiamo portato in anteprima anche la nuova espansione di Time Stories, Dietro la Maschera, che uscirà il 21 di aprile. Abbiamo portato anche le tre espansioni di The Others, che sono uscite il giorno prima dell'inizio della fiera, quindi venerdì, Invidia, Lussuria e Avarizia. E Arkham Horror, super novità di queste settimane, che sta ovviamente andando da Dio. E vediamo, Rune Wars in anteprima, che uscirà il 13 di aprile, gioco di miniature, e anche quello, insomma, una new entry del genere che sta riscuotendo un buonissimo successo. L'evento Freddy quest'anno è stato straordinario.
la qualità dei nostri giochi e soprattutto la qualità dello staff. No, perché adesso sono decisa a dire la mia versione della fiera. Allora, non parlerò della fiera da un punto di vista commerciale, da un punto di vista dei clienti, perché si sa, è Asmodee e per forza va bene, però da un punto di vista umano, perché voglio bene a tutte le ragazze, a tutti, Luca e Max per primi, ed è sempre un piacere venire qua, è stupendo. Rock on! Ragazzi, vi aspettiamo l'anno prossimo a Play Festival del Gioco. Ciao!